Che cosa si fa nel primo incontro con lo psicologo, meglio, nel primo incontro di psicoterapia? La maggioranza delle persone, soprattutto nel momento in cui non si è rivolta ad uno psicologo, quindi è la prima volta, è sostanzialmente tra lo spaventato e l'incuriosito, non sa bene che cosa aspettarsi e arriva sempre un po' circospetta, ecco, si siede e alcuni partono e come fiumi in piena devono essere arginati, quindi veramente alcune volte devo proprio dire aspetti, si fermi un secondo, prima ci sono da firmare i consensi che sono la privacy, insomma, l'aspetto etico deontologico che poi ci permette di lavorare insieme, altri invece chiedono appunto che lo psicologo solleciti loro con delle domande in modo tale che si trovino più a loro agio appunto nel fornire la risposta e non dover invece andare ad organizzare un discorso in autonomia, indipendentemente, come dire, dalla forma e quindi dal metodo che poi viene utilizzato dallo psicologo, il primo incontro è sempre caratterizzato da una modalità che io chiamo orizzontale. È un po' quella per cui, come il pescatore getta la rete e raccoglie i pesci, al tempo stesso lo psicologo, fa delle domande o comunque, sollecita appunto l'esposizione e l'espressione del paziente e cerca di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili. In un'ottica orizzontale perché? Perché la grandissima maggioranza delle volte ogni informazione o le informazioni comunque che il paziente fornisce suscitano nello psicologo, nel professionista, dei link mentali, delle finestrelle che si aprono nella sua testa che sarebbero magari motivo di approfondimento, alle quali però dal mio punto di vista lo psicologo, soprattutto nel primo incontro, deve saper resistere, non deve cedere, deve chiuderle immediatamente e dire ok, questo me lo tengo per la prossima volta, perché nel primo incontro, dal mio punto di vista, la cosa più importante in assoluto è riuscire a capire di che cosa si sta parlando, o meglio, qual è la vicenda, qual è l'esperienza, qual è il vissuto che la persona porta e qual è la rappresentazione che di questo vissuto dà. Si deve rimanere ancorati al problema specifico senza dover necessariamente andare ad indagare altre aree o ad andare ad aprire eccessive parentesi, perché poi questo fa sì che la persona non riesca magari ad esprimere in toto appunto il suo problema, non si riesce ad esploderlo a sufficienza per far sì che la persona poi senta di aver effettivamente raccontato tutto ciò che voleva raccontare, che abbia detto tutto ciò che effettivamente voleva dire ancora prima di venire appunto dallo psicologo. Quindi il primo colloquio è sempre incentrato su qual è il problema e qual è la rappresentazione, appunto il vissuto che la persona ha del problema. E quindi rimane in un'ottica, come dicevo, orizzontale, poiché lo psicologo accoglie e raccoglie tutte le informazioni che vengono date, ma raramente, quasi mai, va a sollecitare un cambiamento, va ad indagare, ad esplodere più nello specifico una determinata area, perché questo lavoro invece ben più verticale, quindi di approfondimento specifico, viene fatto dal secondo, terzo sino al quarto colloquio, quindi quelli che vanno poi a costituire, comporre la fase di consultazione. Quindi il primo colloquio è sempre orizzontale nella raccolta delle informazioni, ok? E quindi nel riuscire a comprendere la persona e quali sono le dinamiche in gioco. Si aprono tutta una serie di finestre, okay, di idee che sono percorribili nella testa dello psicologo, quindi che sono meritevoli di approfondimento, magari anche il paziente ne ha alcune. Queste devono essere chiuse, devono essere stoppate, devono essere fermate in modo tale da riuscire a raccogliere tutte le informazioni necessarie. Ovviamente se le informazioni necessarie sono state raccolte, poi si può già iniziare ad aprire qualcosa, però solitamente in un'ora è difficile, ecco, che tutto riesca ad essere raccontato, tutto è relativo, cioè tutto legato al problema, comunque alla motivazione che porta la persona a chiedere aiuto. E solo negli incontri successivi c'è uno switch, cioè un cambio di modalità per cui si scelgono una, due, tre le finestre, insomma, che si sono aperte in precedenza che sono state messe in pausa e si passa ad una modalità invece molto più verticale, ad una modalità molto più, come dire, esplorativa, molto più profonda, che permette non solo di comprendere l'aneddoto, ciò che è successo,
successo, ma di comprenderne anche il significato e soprattutto la componente emotiva che l'aneddoto porta con sé, ossia il come la persona ha vissuto, come la persona si è sentita, come la persona ha reagito appunto alle sue vicissitudini. Questo è cosa accade durante il primo colloquio, in modo tale che si riescano ad ottenere appunto le informazioni costitutive un po' dell'indice, okay? Della persona, del libro della persona, e che poi nei successivi incontri di consultazione si possa andare ad esplorare, ad approfondire appunto questo indice.